di un paese che è l'Italia, che sta in piedi come del resto sto in piedi io, perché non sa da che parte cadere. L'Italia è la storia d'Italia dall'ascesa al potere di Mussolini fino all'ascesa al potere di Renzi. Chi è Renzi? Chi è Renzi? È un mix di Gian Burrasca, di Capitan Fracassa, del barone di Münchhausen, del dottor Stranamore, e c'è anche un po' di D'Artagnan all'uccelletto. Questo è un paese dove la linea più breve fra due punti è l'arabesco. È un paese che non ha senso civico perché non ha senso dello Stato. È un paese che ha dato i natali a me, e questo gli sono grato, a questo paese, però anche a Balanzone, ad Arlecchino, a Pulcinella, a Brancaleone, a Maramaldo, a Pinocchio, a Bertoldo, a Bertoldino, Cagasenno, Cagliostro, Laminetti e come si chiama, il comandante della Concordia, Schettino. Questa è l'Italia. Comunque è un paese zoppo, perché non ha lo Stato, quindi non ha il senso dello Stato, non ha il senso civico, non ha spirito comunitario. È un paese zoppo dove non funziona, diciamo la verità, non funziona niente. Se qualcosa funziona, come funziona questa masseria, io mi domando, ma è ancora l'Italia questa? Perché gli italiani sono stati in grande ritardo rispetto, la Francia ha avuto già nel 400 aveva uno Stato, e l'Inghilterra, la Spagna, e quindi lo Stato italiano è nato per volontà di Cavour e di un'altra 20.000 italiani del nord, della Lombardia, del Veneto, che erano professionisti, latifondisti, avvocati, sulle spalle e sulla testa di un popolo di italiani, di 30 milioni di italiani che non sapevano neanche, al 90% erano analfabeti. Paese dal quale non potrei mai andare via, soprattutto ora che ho scoperto questa splendida tenuta. Io non ho avuto la fortuna di nascere in questa tenuta, ma avrò spero di avere la fortuna, mi dispiace per il proprietario, di rendere l'anima qui. È una bellissima occasione che ci regala Gervaso per presentare l'attività dell'Associazione Amici dell'Olivo Secolare del Salento, che si occupa della tutela dell'olivo monumentale di questo territorio, ma che è anche l'identità del Mediterraneo. Noi dobbiamo fare in modo che i giornalisti stasera acquisiscano questa informazione, perché il Mediterraneo insieme difenda l'identità della propria cultura partendo dall'olivo monumentale. Me la sassi.